Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare tutti i nuovi iscritti sia sul canale YouTube che sulla pagina Facebook, state diventando davvero molti e quindi davvero di nuovo un benvenuto a tutti quanti. In questo video vi mostrerò un piccolo progetto accoglienza che ho realizzato in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. E sarà un video diviso in due parti, dove nella prima parte ci sarà la lettura di un albo illustrato intitolato Piccolo Gufo va a scuola, e poi ci sarà una seconda parte dove vi mostrerò una piccola anteprima del progetto che ho realizzato. Se siete pronti, allora iniziamo! Piccolo Gufo va a scuola di Debbie Gliori. Illustrazioni di Alison Brown, traduzione di Chiara Carminati. Piccolo Gufo apre gli occhi, stiracchia le ali e sbadiglia. È ora di alzarsi, dice mamma Gufo. Oggi è un grande giorno, il tuo primo giorno di scuola. Sei emozionato? No! Dice Piccolo Gufo. No, 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 chiede mamma Gufo. No, ripete Piccolo Gufo. Non mi piacciono i grandi giorni. Voglio un giorno piccolo. Voglio stare a casa con te e Gufetto. Piccolo Gufo si siede a fare colazione e pilucca lentamente la sua pappa di palline al miele. Su, andiamo Piccolo Gufo, dice la mamma, e non dimenticare il tuo zainetto nuovo. No, dice Piccolo Gufo, non voglio andare a scuola, non voglio uno zainetto, non voglio un grande giorno, voglio... Mamma Gufo gli lancia un'occhiata. Facciamo così, gli dice, se partiamo adesso ti lascio spingere il passeggino. Anche sul ponte è pieno di buche? Chiede Piccolo Gufo. Anche sul ponte, risponde la mamma. Anche nelle pozze piene di fango. Anche nelle pozze, sospira la mamma. E su per la salita ripidissima, ansima Piccolo Gufo spingendo con tutte le sue forze. Fino in cima alla collina, dice la mamma. Buongiorno, Piccolo Gufo. Benvenuto nella nostra scuola, dice maestra Civetta. Vedrai come ci divertiremo insieme. Quando torni? Sussurra Piccolo Gufo all'orecchio della mamma. Prestissimo, risponde mamma Gufo con un altro sussurro e dà a Piccolo Gufo un grande abbraccio. Vieni, Piccolo Gufo, dice maestra Civetta. Andiamo a costruire un razzo. No, grazie, dice Piccolo Gufo. Io vorrei volare su un razzo con mamma e Gufetto. Oggi andranno sulla luna senza di me, pensa Piccolo Gufo. Prendi un grembiule e facciamo un disegno, dice maestra Civetta. Scommetto che sei bravissimo. Piccolo Gufo disegna mamma Gufo e Gufetto su un razzo. Sono tutti e due pieni di colori. E alla fine del disegno anche Piccolo Gufo è tutto colorato. Che splendido disegno, dice maestra Civetta. Appendiamolo al muro, poi ci laviamo le ali e giochiamo con gli strumenti musicali. No, grazie, risponde Piccolo Gufo. Veramente, io vorrei suonare la batteria con mamma e Gufetto. Oggi faranno il finimondo con la banda bestiale, ma senza di me. Pensa. Andiamo a costruire qualcosa con la sabbia, dice maestra Civetta. Che ne dici di dare una mano a Tina con il suo castello? Piccolo Gufo si diverte ad aiutare Tina a fare le decorazioni. Che bravi Gufetti, dice maestra Civetta. E che splendido castello! Vi va di giocare un po' con l'acqua adesso? No, grazie, dice Piccolo Gufo. Quello che vorrei è fare schizzi e spruzzi dappertutto con mamma e Gufetto.
Ora di merenda, dice maestra Civetta. Vediamo un po' cosa c'è nei vostri zainetti. Piccolo Gufo apre il suo zainetto e trova un dolcino fatto in casa e un disegno da parte della mamma. Piccolo Gufo divide il suo dolcino con Tina e Tina divide con Piccolo Gufo la sua morbida torta di noci. Ben presto, Piccolo Gufo comincia a sentirsi decisamente meglio. Adesso andiamo a volare, dice Tina. Vedrai, ti piacerà un sacco. E ha ragione. Piccolo Gufo svolazza e volteggia, sale in aria e scende in picchiata. E per un bel pezzo si dimentica completamente di mamma Gufo e di Gufetto. Si sente una meraviglia. Tutti seduti sulla propria foglia, dice maestra Civetta. È il momento della storia. Piccolo Gufo l'aiuta a scegliere un libro. Poi si rannicchia contro maestra Civetta e l'aiuta a girare le pagine. Si mette perfino a fare i versi degli animali. E quando la storia finisce? Ci sono mamma Gufo e Gufetto che lo aspettano per tornare a casa insieme. Cosa avete fatto tu e Gufetto mentre io ero a scuola? Chiede Piccolo Gufo sbadigliando. Oh, niente di che, dice la mamma. Io ho cucinato una torta e Gufetto ha fatto un riposino. E tu cosa hai fatto tutta la mattina? Ma Piccolo Gufo non risponde perché si è già addormentato, sfinito dal suo grande primo giorno. Come promesso, in questa parte vi mostrerò una piccola anteprima del progetto realizzato. Poi potrete scaricare il PDF di questo lavoro o nei commenti qui sotto al video, però specifico una cosa, commenti sotto al video non significa nei commenti Facebook, perché io questo video, come tutti gli altri, lo pubblico sulle varie pagine dove trovo insegnanti, ecco, e colleghi, e molti di voi spesso si confondono, vedono questo video pubblicato in una pagina e si aspettano che ci sia il PDF nei commenti sotto al video pubblicato nelle varie pagine Facebook. Non è così. Il video è caricato su un canale YouTube, sul mio canale, che appunto si chiama Maestra Sne. Se andate a curiosare nel canale, sotto al video, nella sezione commenti, trovate il link da dove poter scaricare il PDF. Come al solito, per gli iscritti al canale Telegram, perché ho anche un canale Telegram, trovate il PDF già scaricato sul canale. Allora, vi mostro l'anteprima. Questo video è finito, spero tanto che vi sia piaciuto. Io mi sono divertita personalmente molto a realizzarlo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube e seguitemi anche sui miei social Facebook, Instagram e Telegram. Ciao a tutti e al prossimo video!